Chi volesse rappresentare la grandezza di Roma nelle sue dimensioni dovrebbe comprendere con eguale sfericità tutto ciò che l'oceano rinserra fra le sue lunghe braccia. Roma fu tutto il mondo e tutto il mondo è Roma. Se con medesimi nomi si indicano medesime cose, si potrebbe fare a meno del nome di Roma, chiamandola con il nome della terra e del mare, commisurando il mondo su Roma, perché la pianta di Roma è la mappa del mondo. Roma non raggiungerebbe mai la dimensione cosmica che ispira il Dibelè, molti secoli dopo la sua caduta, senza le sue mirabili strade. Una di esse la collega lungo la costa nord-occidentale del Mediterraneo alla Spagna, dove a Merida, dopo circa due millenni, sarà inaugurato un museo a ricordo dell'antica madre. Conquistata la Spagna, le legioni estendono il dominio di Roma in Africa, in Oriente, nelle ostili terre del nord. Ovunque costruiscono strade che si sviluppano su distanze inaudite, scavalcando fiumi, paludi, montagne. Una raffinata tecnica costruttiva rende le strade romane adatte a resistere agli agenti atmosferici mediante accurate opere di drenaggio e alla lunga usura del traffico pesante, consolidando il fondo di posa con strati di ghiaia e sabbia e realizzando magistrali pavimentazioni, talvolta in grandi conci di pietra. Più spesso le pavimentazioni possono essere in terra battuta, vie terrene, o in ghiaia e ciotoli, vie glarea, strate. Ma la strada romana che perpetua la sua immagine nei secoli è quella lastricata in blocchi di basalto o selce lavica. Il passaggio ripetuto dei veicoli vi lascia solchi profondi, che talvolta, in percorsi accidentati e ripidi, vengono formati ad arte, come binari, per evitare ai veicoli l'uscita di strada. Una grandiosa rete stradale collega l'urbe alle più lontane città dell'impero e le città stesse fra loro, controllando l'immenso spazio conquistato grazie alla velocità di spostamento delle truppe, ma anche delle merci e delle culture. Integrato con le rotte marittime, il sistema di strade, che fin dai primi secoli della Repubblica inizia a collegare Roma coi suoi lontani domini, ha negli sviluppi politici, economici e culturali un'importanza paragonabile alle ferrovie, al telegrafo e a tutto ciò che dall'Ottocento in poi costituisce il complesso dei grandi sistemi di comunicazione e distribuzione su cui si basa ogni relazione nel mondo. L'intera rosa dei venti non basterebbe a indicare la direzione di tutte le strade che partono dall'antica Roma e vi ritornano, conducendo enormi ricchezze e gente d'ogni razza. Una loro sintesi simbolica può limitarsi ai quattro punti cardinali, dal mezzogiorno all'occidente, al settentrione e alle grandi civiltà dell'Oriente. Dalla porta Ostiense parte con lo stesso nome la via che conduce a Ostia, uno dei tre grandi porti di Roma insieme a Pozzuoli e a Brindisi. Per i grandi trasporti c'è anche la via d'acqua del Tevere, disceso e risalito da imbarcazioni d'ogni tipo, dai pesanti battelli per il grano alle scialuppe leggere per i passeggeri. Ostia fu fondata da Anco Marzio e dotata di un porto per le belle navi e per i marinai che passano la vita cercando di salvarla sui mari. Il porto di cui parla Ennio viene poi ampliato in varie fasi sotto gli imperatori Claudio e Nerone e ancora migliorato sotto Traiano con l'aggiunta del grande bacino esagonale. Il mare Mediterraneo, grazie all'audacia dei marinai greci e fenici, è divenuto da secoli un'immensa via d'acqua che unisce i popoli di tre continenti. Oltre che per l'Occidente, da Ostia partono soprattutto le navi verso il sud, verso l'Africa. Nel 146 a.C., dopo oltre un secolo di lotte sanguinose con Roma, Cartagine viene distrutta, lasciando alla grande rivale il completo dominio del Mediterraneo. In seguito viene ricostruita e diventa la più importante città romana dell'Africa proconsolare, comprendente la Tunisia e parte della Libia e Algeria. È una provincia ricca,
che per via marittima e attraverso Cartagine come porto principale invia in Italia forti quantità di grano e olio. Si aggiungono nei secoli dell'impero anche i prodotti di una cultura raffinata, connubio di civiltà greca, punica e romana. Ne sono testimonianza i mosaici delle ricche dimore sorte sul litorale africano. L'esistenza, anche in prossimità della costa, di estese plaghe desertiche con nuclei di popolazione ostili impedisce ai romani di sfruttare commercialmente la continuità del sistema stradale, che giunge a percorrere tutto il litorale nord del continente africano, dall'Atlantico al Nilo e all'Asia. La grande via litoranea è necessaria al rapido spostamento di truppe per domare rivolte e controllare tribù di predoni. I trasporti commerciali hanno spesso bisogno di scorte armate. Città fiorenti dell'interno, come Dugga e Tuburbo Maius, dotate come le città italiche di tutte le infrastrutture urbane proprie della civiltà romana, si affidano per gli scambi mercantili alle strade che le collegano ai porti principali. Nelle città del Nord Africa, la qualità della vita espressa da teatri, terme, templi è anche sostenuta dai traffici con le immense regioni dell'interno, che attraverso le piste carovaniere del deserto inviano i loro prodotti verso la costa. La prosperità di questi capisaldi militari ed economici della colonizzazione romana dura fino al III secolo d.C., e la loro importanza appare chiara già quando, ad esempio, Scipione Emiliano rinuncia a distruggere Tuburbo Maius, fedele fino all'ultimo a Cartagine. E Augusto, nel 27 a.C., ne fa una colonia per i suoi veterani. A sud della colonia di Cartagine abitano i libico-fenici, in un paese di una fertilità senza pari, dove il suolo dà ai contadini un rendimento di 100 grani per ognuno seminato. Vi si trovano, con altre, le città libere di Leptis e Sabrata, situate sulla costa della Sirte Minore. Sabrata, così nominata da Plinio il Vecchio, si trova come Leptis Magna nella parte libica della provincia d'Africa. A testimonianza della sua prosperità e della conseguente raffinatezza dei costumi, bastano le vestigia del suo teatro. È un'ulteriore espressione del livello culturale mantenuto in Africa dai nuovi dominatori, i quali, innestandosi sull'eredità di Cartagine, romanizzano la civiltà punica già esistente. Già molto tempo prima delle guerre puniche, l'immigrazione fenicia ha sottratto all'influenza greca tutte le coste nord-occidentali dell'Africa. Il golfo libico delle Sirti costituisce la separazione linguistica fra le zone di Cirene, culturalmente greca, e di Leptis Magna, appartenente alla sfera punica. Questa separazione culturale persisterà anche dopo l'imposizione dell'unità politica romana, simboleggiata nel Tempio di Augusto e della Dea Roma, e nonostante la diffusione della lingua latina. La divisione è anche favorita da una vasta regione desertica, della cui torrida inclemenza Lucano riferisce una ragione mitologica. Una leggenda dice che in Libia si estendevano i domini desolati di Medusa, non coperti da foreste né molli di umidità, ma aspri di quei sassi che nascevano dallo sguardo della regina.
ma di sassi i romani si servono per costruire strade. La città di Leptis Magna trae vantaggio dall'aver dato i natali all'imperatore Settimio Severo, che concede a questa provincia, rispetto alle altre città, una più forte difesa contro i barbari dell'interno. Sotto la dinastia dei Severi, il retroterra di Leptis è presidiato dalla legione africana e serve come base per il reclutamento di truppe indigene. La difesa del retroterra dai barbari del sud è il problema continuo e dominante di città come Leptis Magna, che trae gran parte della sua ricchezza dal commercio con l'interno attraverso piste di carovane prive dei presidi delle strade costiere. È un commercio che fa affluire alle navi per l'Italia merci di enorme valore. La prosperità in cui si trovò la parte coltivata dell'Africa si vede dalle rovine delle sue città, che nonostante i ristretti territori mostrano dappertutto bagni, teatri, archi trionfali, tombe splendide, edifici di lusso d'ogni genere. E la frequenza del commercio si può giudicare dalle strade che le collegavano tutte fra loro. Delle città d'Africa, Mommsen noterà il contrasto tra l'alta civiltà e le retrostanti immensità inesplorate, dove le strade romane finiscono e i barbari sono contenuti a stento dalle legioni. La guerra di difesa prevede anche incursioni verso il sud, in cui i romani sono spesso più rapaci dei predoni contro i quali combattono. Caduto l'impero d'Occidente, Leptis Magna finirà distrutta e quasi inghiottita dalla sabbia, sotto la quale affonderanno anche le strade che l'hanno legata al mondo. Dalla Porta Aurelia, la via omonima risale la costa tirrenica etrusca fino a Pisa e di lì fino a Genova col nome di Emilia Scauri. Entra nella Gallia a Ventimiglia e come via Domizia percorre tutta la costa del Mediterraneo fino alle province spagnole e alle colonne d'Ercole, oltre le quali è l'oceano, confine di ogni terra. La Gallia meridionale ha un ruolo determinante per il controllo delle rotte marittime e, come la Spagna, verrà difesa da Roma contro ogni attacco, di cartaginesi dal sud e germani dal nord. Giuseppe Flavio afferma che in Gallia le fonti della ricchezza sono naturali e la loro abbondanza si riversa su tutta la terra. È soprattutto ricchezza agricola, con abbondante produzione, tra l'altro, di vino. L'intenso traffico commerciale si incardina a sud sulla grande via costiera, collegata con le città del nord. Prima fra tutte Lione, descritta da Strabone come il principale nodo viario delle Gallie. Lione si trova al centro della Gallia come l'acropoli al centro di una città, alla confluenza di vie fluviali e nel punto di incontro di regioni diverse. Perciò Agrippa ne fece il punto di partenza delle strade che costruì. Thank you.
prosperità della Gallia e il rigoglioso sviluppo di vita cittadina sono immaginabili dai resti di grandi opere architettoniche come l'Arco di Orange, eretto a ricordare le vittorie della Seconda Legione Gallica, e il grande acquedotto che scavalca il Gard. Da uno sbarramento idrico montano, anch'esso eseguito dai Romani, l'acquedotto di Emerita trasporta l'acqua al più importante caposaldo militare e commerciale delle province spagnole. Un ramo della grande arteria costiera, dopo aver lasciato a est la provincia tarraconense e a sud la Baetica, arriva a Emerita, chiamata in seguito Merida. È la capitale della Lusitania, ma viene fondata da Augusto come colonia per i suoi veterani, ai confini del più fidato territorio spagnolo. Numerose strade si irradiano verso le basi militari e i mercati della penisola iberica, dove i collegamenti marittimi e stradali con l'Italia consentono l'invio verso l'insaziabile mercato di Roma delle loro merci. Console per la settima volta, restaurai la via Flaminia da Roma a Rimini con tutti i suoi ponti, eccettuati il Milvio e il Minucio. All'epoca del restauro di Augusto, la via Flaminia esiste già da oltre due secoli ed è la principale strada verso il nord. Passato l'Appennino attraverso il valico del Furlo, che susciterà molti secoli dopo l'ammirazione di Montaigne, collega Roma con gli imbarchi dell'Adriatico, e allacciandosi alle vie Emilia, Postumia e Iulia Augusta, con la Gallia, la Germania e l'Illirico. Tutti i valichi alpini, grazie alle opere di sistemazione viaria con ponti e gallerie, sono in mano ai Romani. Sull'espansione di Roma nel nord, per dare strategicamente respiro all'Italia nella difesa e nei commerci, scrive il Mommsen. L'ampliamento dell'orizzonte storico iniziato con le spedizioni di Cesare oltre le Alpi ebbe la stessa importanza storica della scoperta dell'America. Al vecchio mondo del Mediterraneo si aggiunse il nuovo dell'Europa centrale e settentrionale, e il vecchio e il nuovo da allora si unirono, esercitando l'uno sull'altro un'intima influenza. Caratago, valoroso capo dei Britanni sconfitto e condotto a Roma, è sbalordito dalla magnificenza dell'urbe e domanda come possano i Romani desiderare le capanne della sua terra. In seguito, i valli di Adriano e Severo, strade fortificate fra due mari, isolano dalla selvaggia Caledonia la Britannia, dove gradualmente aumenta la prosperità. L'agricoltura, la pastorizia, le miniere possono far viaggiare i loro prodotti su una rete stradale fra le più sviluppate dell'impero e esportarli ovunque, oltre la Manica e il Mare del Nord. Marco Aurelio muore combattendo contro i Germani, il popolo del Nord che ha un ruolo complesso nel destino di Roma. Le darà soldati valorosi e alcuni dei suoi migliori generali per difenderla contro altri germani che la distruggeranno. I germani subiscono il fascino della cultura latina, ma a parte alcune regioni marginali, non permettono a Roma di occupare la loro terra. Permettono invece ai mercanti dell'impero una limitata libertà di traffici nel bacino del Mare del Nord e del Baltico, verso i quali le campagne di Druso e Germanico hanno aperto qualche strada,
e anche il primo canale navigabile, dal Reno allo Zuidersee. Fra i suoi prodotti minerari, il Nord manda in Italia il ferro, indispensabile per fabbricare armi. Manda anche uomini che usano le armi con destrezza. Celti e soprattutto germani forniscono legionari in numero sempre crescente, finché sotto Settimio Severo e i suoi successori giungono a formare la parte preponderante dell'esercito romano. L'Oriente è fonte per Roma di merci preziose, opere d'arte e lotte continue, con i turbolenti Assiri, i Giudei e nemici irriducibili quanto i Germani, i Parti. Verso l'Oriente conduce la più antica delle strade romane. La via che il console Appio costruì e chiamò col suo nome è lunga 5 giorni di cammino da Roma a Capua e più di ogni altra via è ben costruita. La via Appia non termina a Capua, come può suggerire il passo di Procopio. Prosegue oltre Benevento, il Sannio e la Puglia fino a Brindisi. Nel primo tratto è fiancheggiata da grandi tombe. Con la distanza dall'urbe aumentano le stazioni per il servizio postale, la sosta e il cambio dei cavalli, sul cui stato possiamo avere un'idea da Sidonio Apollinare e Giovenale. Speriamo di non capitare in qualche sporca locanda a tapparmi il naso per il fumo nauseante della cucina, tra vapori di bollito e schizzi di fritto. Se cerchi il tuo ambasciatore, Cesare, puoi trovarlo in qualche taverna, in mezzo a marinai, schiavi in fuga, tagliaborse e tagliagole, beccamorti, celti ubriachi, tutti in libertà a dividersi tutto. È una strada percorsa tutti i giorni da un fiume di gente. A Brindisi ci si imbarca per la Grecia e l'Oriente, la parte del mondo con cui Roma ha più intensi scambi commerciali e culturali. Anche per questo l'Appia è detta regina di tutte le vie. Aggiunsi l'Egitto all'impero del popolo romano. Augusto afferma con orgoglio l'annessione a Roma del più nobile fra i popoli del Mediterraneo, che secondo Erodoto ha inventato la misurazione del tempo. Tutti sono d'accordo sul fatto che per primi gli egiziani inventarono l'anno formato di 12 parti, in cui hanno diviso il corso delle stagioni grazie all'osservazione degli astri. Fisicamente parte del continente africano, l'Egitto appartiene, per i romani, all'Asia e all'Oriente, come testimonia Plinio il Vecchio, dandone una sorprendente ragione. L'Egitto è stato talvolta classificato fra le isole, dato che i rami della foce del Nilo lo comprendono formando un triangolo, per cui qualcuno lo chiama Delta, dalla lettera greca di quella forma. La contiguità geografica e commerciale rende realmente l'Egitto molto più vicino all'Arabia e alla Mesopotamia che alla Libia, alla quale è unito attraverso il deserto della Cirenaica da una lunghissima strada litoranea. Con l'Egitto, Roma si assicura un grande mercato, alimentato dalle piste carovaniere che entrano dal sud, dalla strada Diocleziana verso la Persia e dai porti del Mar Rosso che mandano navi in India. Spesso mi furono mandate dai re dell'India ambascerie mai viste prima di allora da alcun condottiero romano. Alla testimonianza di Augusto si aggiunge quella di Strabone. I trafficanti egiziani attrezzano vere e proprie flotte per attraversare il Golfo Arabico. Ho visto personalmente fino a 120 navi alzare le vele per l'India. Forse in nessuna città la strada romana è visualizzata come ad Apamea, dove si snoda fra due colonnati lunghissimi lasciando nella memoria
un'immagine come poche altre emblematica delle grandi vie dell'impero. Sistema grandioso di comunicazione che per secoli fa affluire verso Roma enormi quantità di ricchezze mercantili e richiede una capillare organizzazione amministrativa, con magistrati, impiegati, operai, facchini, conducenti di carri e battelli, scorte e presidi armati. Fondata da Seleuco, generale di Alessandro, fra la Cilicia, la Cappadocia e l'Armenia, Apamea era chiamata all'origine Damea, domatrice di popoli. I nostri mercanti dicono che i suoi abitanti usano difendersi dalle incursioni dei parti sbarrando con argini il fiume e allagando così tutta la zona. Nella città siriaca, di cui parla Plinio il Vecchio, viene firmata una pace con il re Antioco III di Siria, nel 188 a.C. I legati di Antioco ebbero l'ordine di consegnare la prima rata dell'indennità e il frumento. Ciò fu eseguito all'inizio della primavera ad Apamea, dove il grano venne distribuito all'esercito e fu firmato un trattato di alleanza. Antioco non avrebbe permesso, sul territorio del suo regno o di popoli a lui soggetti, il passaggio di eserciti ostili a Roma. Non avrebbe fatto guerra alle isole greche, né sarebbe mai passato in Europa. Livio narra anche come Antioco debba consegnare a Roma l'intera sua flotta. Tutto il Mediterraneo orientale e i suoi mercati, dopo questa pace, cadono sotto il controllo di Roma. Apamea, divenuta in seguito città romana e capitale della provincia di Siria, cresce in bellezza e opulenza, raggiungendo quasi 500.000 di abitanti. Palmira è una città celebre per la sua posizione, per la ricchezza del suolo e l'amenità delle acque. Ed è come se la natura l'avesse separata dal mondo, poiché il suo territorio è ovunque circondato da grandi estensioni sabbiose. Particolare è anche il fatto che abbia un destino proprio in mezzo ai due potenti imperi dei Romani e dei Parti, attirando l'attenzione di entrambi non appena sorge un conflitto. Come nota Plinio il Vecchio, Romani e Parti hanno pari interesse per questo importantissimo nodo commerciale, dove si incrociano le vie che dall'Arabia salgono verso l'Armenia e le piste carovaniere che vengono dall'India e dalla Cina. Sacra al dio Bel, cui è dedicato un tempio grandioso, l'antica città di Tadmur riceve il nome latino di Palmira dai Romani, i quali, pur mantenendone il controllo politico, le lasciano molta autonomia. Conviene anche a loro, come ai Parti, una condizione neutrale della città, punto di reciproco scambio commerciale. Questa intesa trasforma la modesta Tadmur nella ricca ed elegante Palmira, che durante il suo periodo di massimo splendore accoglie nel 130 d.C. la visita di Adriano. L'imperatore le impone il nome di Adriana Palmira e ordina la costruzione dell'arco trionfale, eseguito poi in età severiana. L'arco segna l'inizio della grande arteria centrale della città, descritta dal Rostozev. Attraversando Palmira, la pista carovaniera divenne una delle vie più grandiose della Siria romana. Tutte le strade dell'Oriente vi convergevano e il viaggiatore, discendendo dalle colline deserte, poteva scorgerla da lontano. La fama di Palmira, nei tempi moderni, si deve a questa strada. Orlata sui due lati da almeno 375 colonne, era il vero centro della città, che da una parte e dall'altra si espandeva in una moltitudine di strade trasversali verso templi, mercati, edifici pubblici.
Sul finire del III secolo d.C., Palmira, sotto la regina Zenobia, si ribella a Roma e viene distrutta dall'imperatore Aureliano. Parzialmente ricostruita, ma avviata a un'inesorabile decadenza, subisce devastazioni dagli arabi e infine rasa al suolo da un terremoto nel 1089, è abbandonata al deserto che la sommerge. Quando nel suo lungo viaggio in Oriente Adriano visita Gerasa, trova un ambiente molto diverso dall'attuale fantasmagoria di sabbia e rovine bruciate dal sole. Adriano arriva in una città ordinata e gradevole, attraversata da un torrente detto il Fiume d'Oro. La valle, le colline fertili e le limpide architetture hanno quella giusta mescolanza di selvaggio e civilizzato che richiama forse alla sua memoria immagini predilette da pittori e poeti del suo tempo. Vi trascorre l'inverno tra il 129 e il 130 d.C. Come a Palmira, viene eretto in sua memoria un arco trionfale. Conquistata da Roma nel 63 a.C., Gerasa riceve grandi benefici dalla nuova dominazione, che assicura pace, protezione e una moneta stabile. Il fiorire di Bosra, più a nord, le toglie importanza come nodo commerciale, ma i suoi templi, le terme, i teatri, disposti lungo il grande colonnato del Cardo Massimo, rivelano ricchezza e cultura senza la confusione dei grandi mercati. Il suo commercio, tuttavia, è fiorente. Le strade aperte dai romani lo collegano con tutti i paesi, anche con l'India, il paese delle meraviglie, da cui arrivano le merci più rare e costose. Per i nostalgici del rigore repubblicano, come Plinio il Vecchio, quelle strade e le città di mercanti che vi prosperano sono fonte di scialacquo e corruzione. Non sarebbe male definire una volta per tutte le vie del lontano Oriente, ora che sappiamo come, per loro tramite, ogni anno, l'India arraffi oltre 50 milioni di sesterzi dal nostro impero, per venderci poi mercanzie a prezzi 100 volte più alti del valore effettivo. Ma le strade romane ormai sono aperte verso i quattro angoli del mondo, e solo la fine dell'impero può annientare la loro funzione. La nostra carovana avanzava lungo la gola, quando una curva ci rivelò un'apparizione scintillante nel sole, di colore arancio e rosato. Una volta deve essere stata la facciata di un tempio o di una tomba. Eleganti colonne, congiunte da frontoni e archi, formano le cornici delle nicchie in cui si elevano le statue. Tutto questo ci si presentò d'improvviso, vestito di classicismo, ma in uno stile nuovo e inaspettato, anche per i conoscitori di antichità. Come se una pittura pompeiana del secondo periodo fosse intagliata nella roccia. Altri potrebbero addirittura vedervi somiglianze con lo stile barocco. Così, nei primi decenni del XX secolo, appare a Rostozev il mausoleo di El Kasna, posto all'ingresso di Petra, città dei Nabatei, che raggiunge il massimo splendore tra il III e il I secolo a.C.
Scrive ancora il Rostov. La valle di Petra vive delle innumerevoli case dei morti che ne occupano le pareti rocciose, coprendole con le loro facciate. Ma oltre alle numerose tombe e ai santuari di roccia, fiorì una volta qui una città dei vivi, una città carovaniera, popolata di ricchi e scaltri mercanti. Il Mommsen osserva che già le tombe, imponenti per mole e ricchezza, sono esse medesime la dimostrazione dell'opulenza di Petra, perché soltanto una vita rigogliosa e un diffuso benessere possono provvedere tali sepolture ai morti. La prosperità economica viene a Petra dalla sua funzione di scalo commerciale fra l'India, l'Arabia e le regioni mediterranee. Prima del dominio romano, il suo potere si è esteso a sud fino ai confini con l'Egitto e a nord fino a Damasco. Costruita sotto Traiano, la strada che congiunge Aqaba a Palmira conclude un lungo processo di logoramento del monopolio commerciale dei Nabatei. Fino al primo secolo a.C. essi sono stati quasi gli unici intermediari fra Oriente e Occidente. E anche quando i Romani hanno imposto tasse d'importazione, la richiesta di merci orientali è rimasta tale da assicurare una lunga ricchezza e un'illusoria indipendenza, che tuttavia finisce con Traiano. La strada che egli fa costruire privilegia commercialmente Bosra e Palmira. Mutano i percorsi commerciali e inizia per Petra un lungo periodo di decadenza, mitigato dal perdurare nel tempo delle sue splendide architetture, di cui il mausoleo di El Deir è un esempio tra i più grandi. Infine, sulla sua solitudine restano a vigilare soltanto i jinn, parola islamica che indica le tombe cubiche e anche certi spiriti a metà fra gli angeli e gli uomini. La trasformazione nel tempo dei più grandi sepolcri di Petra, come la tomba dell'Urna e quella di El Deir, in luoghi di culto cristiani, può assumere valore emblematico di una più generale e profonda trasformazione che stava per prodursi nell'impero più lungo e magnifico di opere e imprese che la storia ricordi. Una tomba, costruita a simbolo di prosperità e potenza, si trasforma in un luogo di meditazione e di rinuncia al mondo. Il grandioso sistema delle strade romane, dopo aver portato da Roma eserciti di conquistatori verso sempre nuovi mercati e ricchezze, ricondurrà a Roma un potere che predica l'umiltà, la fratellanza, la fine di ogni differenza fra popoli e classi sociali. Tutto inizia sotto il Principato di Augusto, quando sembra che il sole di Roma non debba mai oscurarsi. L'anima mia magnifica il Signore. Egli ha dispiegato la potenza del suo braccio. Ha disperso coloro che si inorgoglivano nei propri pensieri. Ha rovesciato dal trono i potenti e ha elevato gli umili. Nelle parole di Maria sembra avverarsi la speranza di una superiore giustizia. Le strade romane conducono dall'Oriente alla capitale del mondo gente che narra di un bambino nato in miseria, ma capace a 12 anni di disputare sulle sacre scritture con i saggi di Gerusalemme.
Forse i più deridono strani discorsi e rituali, ma altri trovano parole convincenti su questo Messia che si definisce figlio di Dio e compie miracoli incredibili. Si racconta come abbia risuscitato un morto soltanto chiamandolo dal bordo della tomba. Lazzaro, vieni fuori. E dice di sé: io sono la via, la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, fosse pur morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morrà mai. Forse erano nel disegno divino quelle strade dove ora sciamano i portatori della buona novella, che indica l'unica via verso la vita e la resurrezione. Per i romani abituati a principi trionfanti su cocchi trainati da cavalli arabi, è difficile credere che l'artefice della loro caduta entri in Gerusalemme a dorso d'asino. Può apparire preoccupante a qualche osservatore molto attento che quest'uomo cacci dal tempio i mercanti in dispregio a quel commercio che da mille strade converge sempre a Roma attraverso tasse e molti soprusi. I dominatori del mondo non possono preoccuparsi di alcuni pellegrini che vengono da lontano a fondare piccole comunità nell'urbe. Roma è da tempo un crogiolo di culti e divinità. I cristiani, poi, predicano l'avvento di un uomo già tradito da un suo apostolo, beffeggiato e insultato dal suo stesso popolo. Poco è mancato che lo linciassero, risparmiando al prefetto Ponzio Pilato lo sgradito coinvolgimento nella condanna.
Questo è il re dei giudei, hanno scritto beffardamente sulla sua croce. Ed egli ha detto prima di morire: perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Non sanno di averlo incoronato re di un regno più vasto dell'impero. Quando Giotto illustra la vita di Cristo, Roma ha soltanto una pallida memoria della potenza passata. Ma le antiche strade, semisommerse dalle paludi, conducono al centro del nuovo impero spirituale pellegrini da ogni paese. Hanno portato per il mondo eserciti e mercanti, ma anche conquiste dello spirito, alimentando, come nei versi di Seneca, un sogno dell'uomo. Non ci sono più confini. Nulla rimane al posto primitivo. Le città hanno posto le mura in nuove terre. Tutto il mondo è una strada.